Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video in cui non sono sola. Qua c'è la mia principessa, la mia stellina più preziosa, la piccola Alessandra, quindi ve la presento in maniera ufficiale. Amore mio. Video super speciale, super emozionante per me, che mi avete richiesto veramente in tantissime, veramente, me l'avete richiesto proprio tanto tanto tanto, ovvero il racconto sul mio parto, il mio parto naturale, senza epidurale, quindi insomma ci tenevo a raccontarvi com'è andata, cosa è successo, visto che comunque in quei giorni non sono riuscita a dirvi più di tanto anche tramite Instagram. E quindi ci tenevo a raccontarvi quel momento speciale, prima di dimenticare magari dei dettagli, delle specifiche che magari tra un anno o 2 anni potrei non ricordare così bene come adesso, in cui sono passati 20 giorni. Lei è nata il 7 marzo alle 12:48 e ora vi racconto com'è andata. Torniamo indietro al 6 di marzo, intorno alle 3, mentre stavo editando un vlog per voi, mi partono delle contrazioni molto più intense rispetto a quelle dei giorni precedenti, perché dovete sapere che più o meno per diciamo sì, un mese e mezzo, l'ultimo mese e mezzo di gravidanza, avevo veramente tante, tante, tantissime contrazioni preparatorie, quindi semplicemente mi veniva la pancetta dura e un po' di fastidio verso diciamo, il basso ventre, insomma, tipo ciclo, ma niente di che, quindi leggerissime. Invece queste erano diverse. Mi sono svegliata il 6 di marzo già strana, mi sentivo strana, sapevo che quel giorno sarebbe successo qualcosa. E quindi alle 15, intorno alle 15, mentre editavo questo vlog, inizio a non farcela neanche più a star seduta. Ero sul divano col computer sulle gambe e iniziavo veramente insomma, essere un po' infastidita, non riuscivo più a concentrarmi su quello che stavo facendo. Anche decido di farmi una doccia, perché appunto anche la ginecologa, per sentito dire, sapevo appunto che queste contrazioni definitive da parto con la doccia non passano come magari potevano passare quelle preparatorie. E quindi ho detto: ok, mi faccio una doccia, cerco un attimo di capire se mi passano o meno. E mi rendo un attimino conto, perché col fatto che per il mio primo figlio Federico ho rotto le acque, avevo paura di, non avendole rotte questa volta, o meglio, non a casa, avevo paura di non riconoscere le contrazioni quelle buone, e quindi ho detto: ok, iniziamo con una doccia, cerchiamo un attimo di capire. Sono andata a farmi la doccia e ovviamente sotto l'acqua sono stata tipo 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti tutti, e non è passato assolutamente nulla. E lì ho proprio detto: caspita, ci siamo, mi sa che ci siamo. E addirittura dicevo, nonostante io non vedessi l'ora di partorire, di liberarmi anche un pochino, perché questa pancia era veramente enorme, non riuscivo più a far nulla, a pulire la casa, a far certi movimenti, non riuscivo a respirare più bene, avevo le caviglie gonfie, quindi in un certo senso uno non vedevo l'ora di abbracciarmi mia figlia e di guardarla, di guardare il suo visino, di conoscerla. Dall'altra, non vedevo l'ora, perché non ce la facevo più per questi motivi che vi ho appena detto, quindi stavo male anche fisicamente, non riuscivo più a muovermi bene. E dall'altra però non mi sentivo pronta realmente, non lo so, avevo paura del dolore, di un dolore che conoscevo benissimo. E quindi sotto la doccia ho proprio quasi pianto, dicendo: no, aspetta, non sono pronta. Poi ho detto: no, dai, coraggio, cioè, sta per arrivare il giorno più bello della tua vita, della nostra vita, non aver paura, insomma. E quindi mi sono fatta coraggio, sono uscita dalla doccia
e ho fatto quello che ti dicono sempre di fare, ovvero di aspettare che siano contrazioni comunque. Scusate, sapete, ormai conoscete quella di sopra che fa sempre rumori, poi è domenica, quindi figuriamoci. Dicevo, ho fatto quello che dicono sempre di fare, ovvero di aspettare che le contrazioni siano, insomma, regolari, che siano più intense, ravvicinate, ovviamente, perché è inutile andare in ospedale, Vero, amore. È inutile andare in ospedale che poi ci rimandano a casa, giusto? È inutile. e quindi ho aspettato, diciamo, il momento giusto, il momento più giusto. Voi contate che sono rimasta poi così, o mi sono fermata ovviamente dall'editare il video perché non ce la facevo più, e mi sono tenuta queste contrazioni che andavano via via aumentando fino alle 10:30 di sera, finché appunto poi ci siamo recati in ospedale. Sono venuti i miei genitori a prenderci, perché appunto ero al telefono con mia mamma e mi sentiva un po' agonizzante, probabilmente. Iniziavano a essere veramente fortina alle 10 di sera, e quindi i miei sono venuti subito, ci sono venuti a prendere e ci hanno portato in ospedale. Ero quasi convinta che mi avessero rimandata, che mi rimandassero a casa. Non ho dato abbastanza fiducia ai miei sentori. E quindi ero convinta che mi dicessero: no, signora, non è quella contrazione che crede lei, la rimaniamo a casa. E invece no, non mi sono sbagliata, perché mi hanno fatto la visita, l'ecografia appunto, e non riuscivo neanche a stare sul lettino perché c'era una contrazione durante la visita. La ginecologa per l'appunto mi ha detto che era già 3,6 kg. E mi ha detto che era bella grossa e che quindi, insomma, si augurava anche lei che fossero contrazioni definitive, perché era già una bella bambina da tirar fuori. Mi hanno fatto fare dei tracciati, mi hanno fatto fare delle visite interne ginecologiche, e ahimè mi dicono che sì, è vero, le contrazioni ci sono, anche se non così regolari ancora, però ci sono e abbastanza intense, vedevano proprio la linea che saliva parecchio. Non ancora quelle da travaglio, però erano già abbastanza intense. E mi ricordo solo l'ostetrica, ormai le conosco tutte perché sono state veramente favolose tutte quante, io non le dimenticherò mai, né di viso né di ricordi, perché sono state tutte, io mi sono trovata da Dio, ragazzi. A differenza del primo ospedale dove ho avuto il mio primo figlio, in questo ospedale mi sono trovata da Dio e lo consiglierei a chiunque. Quindi se qualcuno di voi deve partorire e non sa dove andare, insomma, scrivetemi in privato che vi do un buon consiglio. L'ostetrica Elena, che non dimenticherò mai, mi disse, purtroppo mi disse che avevo il collo dell'utero ancora troppo alto e che quindi, insomma, c'era da attendere. Mi tenevano una notte in osservazione, vedevano se il travaglio partiva, avrebbero anche richiamato Riccardo, altrimenti, insomma, me ne tornavo a casa il mattino dopo. Ovviamente io da lì non sono più uscita. Non sono più uscita perché durante la notte, che ero sola, ho iniziato il travaglio. Mi ricordo solo che mi aggrappavo al palo, chiamiamolo palo, del letto di ospedale per sopportare la contrazione. Mi ricordo solo che lo stritolavo. E a volte mi alzavo, mi appoggiavo al davanzale della finestra per sopportare queste contrazioni, che erano ancora niente rispetto a quelle che ho avuto il mattino successivo. Ma dettagli. Mi rifanno un'altra visita interna, il collo dell'utero ancora alto. E quasi si stupiscono di questo perché, essendo un secondo figlio, si aspettavano una roba un po' più rapida, più veloce. Contrazioni c'erano, le continuavano a vedere salire nei tracciati, ma il collo dell'utero ancora alto e non si spiegano il perché.
Così l'ostetrica, le due ostetriche mi consigliano di fare una doccia calda. Quindi mi danno uno sgabellino, una traversina da mettere sopra e sto in doccia con il doccino sulla pancia in maniera circolare e mi passo un'ora in doccia con il doccino sulla pancia caldo, con le contrazioni. Non ancora così dolorose, però abbastanza intense, che volevo Riccardo vicino e non potevo averlo perché non era ancora in travaglio, ma vabbè, comunque potevo farcela, insomma era abbastanza sopportabile. E una volta finita la doccia, sto ancora peggio, perché stai bene nella doccia, quando esci non lo so, sarà il fresco. E sarà che non hai più il calore del doccino, non lo so, ma stavo peggio. Fanno i tracciati e la visita interna, e finalmente alle 7 del mattino mi dicono che sono entrata ufficialmente in travaglio, perché ero dilatata di 4 cm, così ovviamente telefonano subito a Riccardo, che si fionda in ospedale, e io vi dico solo che dopo quella nottata passata praticamente sveglia con le contrazioni, quando ho visto una faccia amica, ovvero il mio amore, l'amore della mia vita, quando l'ho guardato in faccia sono scoppiata a piangere, perché ero sfinita, ragazze. Io avevo le contrazioni, che siano state leggere o meno, dalle 3 del pomeriggio prima. Però insomma, intorno alle 6 e mezza sono entrata ufficialmente in travaglio, perché poi loro se ne sono accorte a 4 cm alle 7, però in realtà ero entrata in travaglio anche un po' prima, secondo me, 5 e mezza, 6. Comunque facciamo le 6, sono entrata in travaglio, alle 7 e mezza arriva Riccardo in ospedale. Che c'è? Ah, ciucciotto, sì. Arriva Riccardo in ospedale e insomma ci abbracciamo, io scoppio a piangere, finalmente è lì tutto per me e non mi ha più lasciata da quel momento. Quando mi stanno facendo un altro tracciato, l'ennesimo, e ci fanno compilare una scheda, insomma, per la bambina, per su di noi, eccetera. Un'altra visita interna, il collo dell'utero è ancora un po' troppo alto nonostante la dilatazione, così mi invitano a fare un'altra doccia calda, in cui grazie a Dio c'era Ricky, perché io veramente credo di essere quasi uscita di testa durante quella doccia. Ero seduta su questo sgabello e ad ogni contrazione erano veramente insostenibili, forse ero stanca, ma erano veramente insostenibili. Urlavo qua, non era un urlo, era un lamento ad alta voce, so solo che ogni contrazione io non ce la facevo più, continuavo a dire che non ce la facevo più, e ogni volta in cui finiva la contrazione io tipo collassavo, cioè mi appoggiavo così al muro della doccia. Mi crollava anche il braccio con cui facevo, no, il movimento con il doccino, che addirittura me lo prendeva Ricky, lo faceva lui, perché io non reagivo. Ero come svenuta contro questa parete appoggiata a questa parete della doccia, e dormivo finché non mi tornava la contrazione dopo. E quando sentivo che la contrazione stava tornando, dicevo no, perché stava tornando. Cioè era una cosa devastante, sono stata veramente male, ve lo dico sinceramente, non voglio far credere che sia sempre tutto rose e fiori, no? Mi piace essere sincera, e io, a meno per quanto riguarda la mia esperienza, sono stata veramente male. Ho sofferto molto di più che con il mio primo figlio, non so perché. Figlio, trovate sempre il video del racconto del parto, però è stato un parto indotto, quindi più veloce, forse anche per questo qua ero stanca, non ce la facevo più a reggere, il dolore è andata avanti troppo secondo me. Ma poi vi spiegherò il perché è durato così tanto. Insomma, ho fatto questa doccia agonizzante per un'ora. E poi mi hanno fatto la visita e mi hanno solo detto: ti viene da spingere? E io ho detto sì, lievemente. Mi fanno: ok, non spingere, mi raccomando,
Se resisti, partoriamo, scendiamo giù in sala parto perché hanno capito che ero al limite. E sono corse a prendere una sedia a rotelle, mi hanno piano piano adagiata sulla sedia a rotelle perché io avevo dei dolori che iniziavo veramente a urlare davvero. Riccardo arriva, che era al telefono, lo chiamano, me l'ha detto lui questo perché io non ero molto lucida, non più perlomeno. Lo hanno chiamato dicendogli si scende, prendi tutto, perché c'era da prendere ovviamente la borsettina della mia piccolina che avevo fatto col suo primo cambio. E lui ha preso tutto e è corso in camera a prendere tutto, è vero amore? È corso a prendere tutto e sclerando perché tutto ok, cosa devo, in che senso tutto? Cosa devo prendere? Insomma, ovviamente non capiva più nulla. Poi è tornato, io gli ho detto prendi anche dell'acqua. Ha preso una bottiglietta d'acqua, insomma, siamo scesi, mi hanno portata di corsa, di corsa, di corsa in sala parto. Ricordo solo che mi sono seduta su questa poltrona per partorire, praticamente in sala parto. Quando sono entrata in questa sala parto ero terrorizzata perché ho detto Dio, 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 ci siamo, ci siamo, ci siamo. D'altra parte avevo ancora sti dolori forti delle contrazioni e mi sono seduta su questa poltrona, solo seduta. Con l'ostetrica davanti la guardo e le faccio: ho paura. E lei: di cosa hai paura, Roby? Perché era un'ostetrica bravissima, veramente la migliore del mondo. E si chiama Graziella, non la dimenticherò mai. E mi ha detto: di cosa hai paura? E io gli ho detto: della testa. Mi ricordo solo di aver detto: della testa. E lei mi ha detto: guarda, tieni conto che quando inizi a spingere il dolore delle contrazioni andrà via. E quindi probabilmente questa frase mi ha dato la forza perché io le contrazioni non le sopportavo più. E quindi mi ha dato la forza di mettermi giù e poi mi è arrivata una spinta, ho cominciato a spingere. Insomma, quattro spinte. Quattro spinte, tendevo a tirare sul sedere perché mi faceva male stare appoggiata sulla zona lombare, non ce la facevo. E mi ricordo che lei mi ha fermato un secondo e mi fa: Roby, ascolta, devi stare giù col sedere perché se stai su ti laceri tu e fai male alla bimba. E quindi io ho trovato la forza per lei, perché a me della lacerazione non mi fregava niente, io avevo troppo male, ma l'ho fatto per lei. Mi sono appoggiata e ho cominciato a spingere più che potevo. E ho fatto giusto due pause perché la spinta andava via con la contrazione e quando tornava continuavo a spingere. E Riccardo era sempre stato lì con me, mi ha sempre tenuto la mano dalla doccia, dai tracciati. In sala parto io mi tenevo le maniglie perché le stringevo così forte che probabilmente mi è andata via la circolazione, ma lui nonostante tutto non ho tenuto la sua mano perché mi facevo più forza a tenermi a queste maniglie e lui aveva la sua mano sopra la mia, mi stringeva le dita da sopra, non mi ha mai lasciata veramente, è sempre stato al mio fianco, sempre. E che è ancora fresca la cosa, quindi mi commuovo, però veramente non mi ha mai, 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 mai lasciato sola, mai. E non so come avrei fatto davvero senza tutto il suo amore incondizionato, con la sua mano da stringere sotto la doccia. Non so, non so davvero come avrei fatto. Scusate, davvero. Tanta forza e tanta grinta l'ho tirata fuori per vedere mia figlia, per abbracciarla forte, forte a me. Non vedevo l'ora di vederla.
di vedere che stesse bene, di vedere il suo visino come fosse. Non vedevo davvero l'ora di averla tra le braccia, però questa è stata sicuramente la forza più grande che ho avuto per affrontare quel momento, quella stanchezza infinita che non sapevo come togliermi di dosso, però la forza finale che mi mancava per arrivare a quello che mi serviva me l'ha data Riki, me l'ha data la sua mano sempre stretta alla mia, sempre, non me l'ha mai 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 lasciata. Col cuore in mano, per chi ci segue da sempre, per chi ci segue da 4 anni e mezzo, no? Ci sono purtroppo coppie che si allontanano con i figli. Io mi sento, noi noi ci sentiamo molto più legati adesso rispetto a prima. Era in quel modo sotto la doccia, mi ha fatto, io ero sempre a mio agio con lui accanto, l'ho sempre voluto al mio fianco. Non c'è stato un momento in cui ho pensato: no, mi vergogno, no, non mi va, stai fuori, o che gli ho risposto male. L'ho sempre voluto al mio fianco e diciamo che questo mi ha portato a riflettere molto. Il nostro è un amore veramente molto molto forte, molto grande. Sono consapevole di quanto io ami quest'uomo e forse lui, da quello che vedo in questi 20 giorni, da quando è nata, si è reso conto anche lui, me l'ha detto più volte, di quanto è fortunato. Mi ha detto tanto che sono stata brava, che ho fatto un parto lampo, perché comunque in 20 minuti è nata, è uscita, quindi è stato un parto abbastanza veloce. E mi ha detto tanto che sono stata brava, che sono stata forte, insomma mi ha riempita veramente di amore e di complimenti mi dice tutti i giorni che ho creato una meraviglia, ma in realtà l'abbiamo creata insieme, il nostro amore che ha creato questa stella luminosa qua, bellissima. Sì, di te parlo. Mi guardo. Che dici tu? Oddio, ragazze, quante emozioni, veramente. Non mi sembra vero. Comunque, arrivando al finale, dopo 4 spinte, è uscita, è nata. Ora vi spiego il motivo perché avevo il collo dell'utero sempre alto. Lei purtroppo era annodatissima. Aveva un giro intorno a una caviglia, un giro intorno all'altra caviglia, un giro su tutte e due le caviglie e due giri intorno al collo. Sì, tu eri tutta legata come un salamino. E si muoveva tanto, si è mossa tantissimo. Fino all'ottavo mese probabilmente si è legata. Ovviamente quando l'ha vista uscire così è sbiancata, infatti io l'ho saputo poi una volta uscita dalla sala parto perché non volevano farmi andare in panico, però stava benissimo, Ricky non ha potuto tagliare il cordone perché era una situazione diciamo di urgenza, l'hanno vista così annodata e hanno dovuto tagliare subito loro e slegarla e l'hanno liberata, hanno visto che non era neanche cianotica e nulla, me l'hanno messa subito addosso e quando l'abbiamo vista siamo morti di emozione, veramente. È stata una cosa unica, ci guardava tutte e due con quegli occhioni, non ha neanche pianto e siamo stati lì, tanto mi dovevano comunque dare dei punti, anche se pochissimi, mi hanno dato solo 2 o 3 punti. E
Però appunto dovevo comunque star lì ferma, e quindi siamo stati 20 e più minuti, forse mezz'ora, lì tutti e tre vicini a guardarla. Ce la posso fare oggi? Insomma, a guardarla, a darle i bacetti. Era piccolina, tutta rossa. Se trovo una foto ve la metto qui. E lei faceva esattamente come sto facendo adesso. Si guarda intorno, come una piccola sognatrice. È vero? Lei è un'osservatrice, anch'io ero così quando ero piccola. Quando sono nata io, mia mamma diceva sempre che non ho pianto, che avevo questi occhioni e mi guardavo intorno. Insomma, ragazze, che ve lo sto a dire a fare? È stata un'emozione meravigliosa, veramente, veramente unica, unica, unica. Me lo chiedete in tante, Federico non è assolutamente geloso, anzi è felicissimo di avere la sua sorellina che desiderava tanto. Lei voleva proprio una sorellina, non un fratellino, e quindi potete immaginare la sua gioia infinita. È sempre lì che la coccola. Cerchiamo per ora di non farli stare troppo troppo vicini, troppi baci evitiamo, però ci aiuta molto, magari quando è sulla sdraietta la dondola lui, le fa bubù settete molto spesso, o magari quando la cambio, le cambio il pannolino e vede che magari frigna un pochettino, allora viene lì, fa un po' il pagliaccetto della situazione per distrarla, per farla contenta, vederla ridere, anche se non ride ancora di convinta, però poi ogni tanto quei sorrisini, e lui mi dice: questa è l'espressione che mi piace di più della sorellina, quando ride. E però lei ride, cioè sono risatine che fa nel sonno, risatine che escono così, non sono ancora consapevoli. Quindi lui è molto felice, cerchiamo di coinvolgerlo tanto e non, cioè io sto cercando di dare amore a entrambi. Ovviamente voi questo non potete vederlo perché sapete che Federico non lo posso filmare perché il suo papà non è d'accordo e quindi devo rispettare questa sua scelta, però non è che ciò che non vedete non c'è, insomma, ricordatevi questo, quindi se non parlo tanto di Federico, comunque se non lo vedete sapete che i motivi sono quelli. Sta partendo. Però insomma io amo tutti e due i miei figli allo stesso modo, ovviamente. È emozionante, emozionante per me aver creato questa meraviglia con la persona che amo, insomma, sono emozioni che insomma sono uniche, ragazze, quindi ho la lacrima facile. Quindi poi siamo usciti dalla sala parto, ci hanno chiesto se volevamo fare il pelle a pelle, quindi stare 2 ore in sala parto, però non me la sentivo di stare in quella posizione per 2 ore, quindi ho rifiutato soltanto per quello, perché ho bisogno di tirarmi su, e in ogni caso siamo stati più di mezz'ora comunque tutti e tre vicini. Ed è stato un momento unico che sì, che Riccardo non dimenticheremo mai. Lei aveva un profumo, un odore unico, che ho sempre cercato di descrivere anche a Riccardo quando è nato il mio primo figlio, perché era lo stesso odore. È odore di amore puro, non so spiegarvelo. E quindi ce la siamo annusata, ce la siamo. Insomma, ce la siamo coccolata lì tutti e tre insieme, tutti e due insieme, insomma. Quindi questo è stato il mio parto. Poi nei giorni successivi mi hanno trattenuta un po' di più in ospedale
perché lei, diciamo che sono dovuta stare praticamente 8 giorni in ospedale anziché i classici 3 giorni, perché hanno dovuto monitorarla perché aveva una frequenza e una saturazione che non erano ottimali, non so se dovuti poi al cordone intorno al collo, comunque in realtà poi non c'entrava nulla ed era semplicemente il centro di maturazione del respiro che doveva migliorare, insomma non era ben maturo e non doveva migliorare questo centro del respiro, insomma, che è migliorato poi nei giorni a venire, ecco. Quindi 8 giorni ci hanno dimesse finalmente. Io poi vi farò magari un altro video in cui vi racconterò di questo. Comunque ci hanno tenuti qualche giorno in più, controlli per la bimba, niente di grave ovviamente, altrimenti non ci avrebbero dimesso, però insomma è stato pesante. Penso di aver sofferto di baby blues per diversi giorni, però insomma ora va meglio e niente, quindi magari di questo vi parlerò poi in un vlog o in un altro video, perché altrimenti viene troppo lungo. E quindi io e la mia principessina vi salutiamo, il mio racconto ha addormentato anche lei, spero non abbia fatto lo stesso effetto anche a voi. No, comunque, a parte gli scherzi, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e se avete anche voi piacere di raccontarmi il vostro di parto, a me fa solo che piacere, quindi commentate qui sotto. Se noi vi salutiamo, speriamo che il racconto del parto, del nostro parto vi sia piaciuto, anche se non ho potuto andare proprio nei dettagli perché altrimenti veniva un video lunghissimo, però insomma è già stato abbastanza dettagliato. Scusate la commozione, ma è stato più forte di me. E niente, ci vediamo al prossimo video.